ancora inviare questo audio, perché tu potresti essere una persona non affidabile e che potrebbe mal usufruire del mio numero di telefono. Bomba ragazzi, benvenuti in questa nuova serie. Siccome quando faccio i box domande su Instagram, alcuni si lamentano che rispondo male, altri dicono non è vero Mauri, non rispondi male, sei solo sincero. Allora ho deciso di fare questa serie. Ho richiesto tramite il mio canale Telegram, che vi lascio in descrizione per chi non fosse presente, di mandarmi degli audio dove mi chiedete dei consigli, cercate delle soluzioni, dove, insomma dove posso aiutarvi, dove posso rispondervi con tutto il cuore che ho. Ma siccome chi dice che lo faccio bene, chi dice che lo faccio male, stavolta sarò good cod. Bad call. Sarà il fato a scegliere la personalità con cui io vi risponderò. Mi chiamo Edwig. Lancerò questa monetina. Se uscirà verde, sarò buono e sincero. Se uscirà rossa, saranno c***i vostri. Gli audio non devono essere più lunghi di 20 secondi. Ray Jackson si chiama l'account che mi ha scritto. Sentiamo l'audio che dura 15 secondi. Ciao Mauri, come posso risolvere il mio problema? Il fatto che quando parlo solitamente mi incespico, mi incasino mentre parlo e ci metto tipo mezz'ora a esprimere un concetto. Grande, ti saluto. Ah, verde, bene, buono. Uno dei modi migliori per imparare ad articolare parlando è leggere a voce alta piano, lentamente intendo. Se voi leggete a voce alta lentamente, oltre a comprendere meglio il significato di ciò che state leggendo, aiuterete l'articolazione della bocca e a lungo andare vi agevolerà nell'essere più comprensibili mentre parlate. Come sono buono, ragazzi. Che buono, che bontà. Fantastico. Anna Laura. Mauri, il mio problema più grande è che scoppio a piangere durante una lite. Ti prego, aiutami a risolverlo. Grazie. Vediamo cos'è. Scoppio a piangere durante una lite. Ah, verde, ok. Carissima Anna Laura, le lacrime non sono altro che un'espressione della nostra rabbia, perché molto spesso la conteniamo. Respira. Anche se sei durante una lite, fermati un attimo, fai un respiro lungo, raggruppa i pensieri, mettili in linea e di quello che devi dire. Succedeva anche a me la stessa cosa, identica cosa, a volte succede ancora, perché sono preso dalle emozioni della discussione, della lite di quel momento. Fermati, rallenta, cambia stanza, raffredda i pensieri, poi torni a chiudere il discorso. Madonna, io come, sei, una, come sei professionale. Una bontà d'animo che fa paura. Alessandro dice: Bomba Mauri, io avrei questo problema che mi porto dietro da qualche mese, cioè a volte balbetto, non so come risolvere questo problema, magari è l'ansia o altri fattori, però mi dà un po' fastidio. Cosa posso fare? Attenzione! Alessandro, stai zitto, se non parli non balbetti, stai zitto. Ciao Mauri, ora sono in fase di definizione e ho un sacco di voglia tipo di andare a sgarrare. Soluzioni su come riuscire a evitarlo? Se non riesci a stare dietro a una dieta, forse è il caso che fai altro, non lo so, dipingi dei quadri. Ibrahim! Bomba Mauri, sto con una ragazza che amo tantissimo, anche lei mi ama tantissimo, però a volte questi momenti in cui lei si distacca completamente da chiunque e non ho voglia di parlare e mi sento a volte io intorto, cosa credi che possa fare? Ho un po' paura. Caro Ibrahim, innanzitutto parlane con lei, trovate un punto comune. Se lei ha queste necessità, se ha questi bisogni e tu la ami tanto, è giusto che glieli lasci. Ma devi anche farle presente che per te a volte può essere un problema. Quindi così come tu vai incontro a lei, lei deve venire incontro a te, se il sentimento che provate è lo stesso ed è molto forte. Il dialogo è alla base di un rapporto, ragazzi. Cosa dice Michael? Ciao Mauri, è veramente bellissimo farti un audio, cavolo, veramente stupefacente, davvero. Ringrazio te e il tuo team per questa possibilità, ok? E ti chiedo consigli per l'autostima o per la depressione? Così generico. Non deprimerti. Guarda dei conigli che corrono, che cazzo ne so io. E per l'autostima? Non guardare i miei video.
Ciro. Ciao Mauri, allora io non riesco a trovare soluzioni ai problemi più semplici. Dopo 20 anni ancora non riesco a svegliarmi, ecco. Questo è il mio problema, lascio fare a te. Attenzione. Caro Ciro, ogni cosa ha suo tempo. Non è detto che ho 20 anni e non riesco a svegliarmi. Ogni cosa accade quando deve accadere. Tu impegnati nella direzione in cui vuoi andare, poi vedrai che l'impegno ti ripagherà. Non tutti i nostri momenti della vita sono giusti per fare quello che vorremmo fare. Arrivano dei momenti in cui è giusto farlo. Non è certo i 20 anni il problema, figurati. Ce n'ho quasi 20 in più io. Jacob. Bomba Mauri, ti vorrei chiedere, visto che dovrei iniziare il corso di doppiaggio a ottobre, come posso portarmi avanti con gli studi di dizione, dato che principalmente lo impari sentendola corretta, dato che online non riesco a trovare nulla? Grazie. Porta il curriculum alla PAM o a Carrefour. Non ti ci metti a perdere tempo col doppiaggio. Ok. Ciao Mauri, da un paio d'anni a questa parte non ce la faccio proprio a concentrarmi nella lettura. Consigli? Ciao. Oh no. Non leggere. Bad code per l'analfabetismo. Ciao Mauri, io da qualche mese ho iniziato la mia guerra contro i chili superflui per motivi di salute più che estetici, ma ogni tanto ho bisogno di un po' di motivazione per andare avanti e portare a termine il mio obiettivo. Mi dai una mano a trovare la motivazione che serve? Grazie. Allora, cara Maki, la motivazione è sempre un qualcosa che necessitiamo più del necessario, perché ci serve ad andare avanti in qualunque cosa noi cerchiamo di fare, che sia, come nel tuo caso, perdere chili in eccesso, che sia nello studio di una determinata disciplina, che sia una lingua. Tutto quello che richiede uno sforzo ha bisogno di motivazione. Io personalmente cerco la mia motivazione nei risultati. So di essere in grado di arrivare a determinati risultati, nel mio fisico in questo caso, e quindi la mia motivazione è: so di poterci arrivare. Oppure molte volte sono gli obiettivi, come è stato a gennaio che ho fatto il match di wrestling. Ho il match, quindi ero precisissimo. Cercati un obiettivo, non troppo grande, non troppo vicino, vai per step. Questo può essere il mio consiglio. Per esempio, per quanto riguarda l'alimentazione, anche per perdere peso, ci sono tanti alimenti più sani di altri, snack, ma anche burri, farine, pane, eccetera, con meno zuccheri, meno grassi. Insomma, li puoi trovare ovviamente su Prozis. Utilizzando il codice sconto Merluz10 avrai il 10% di sconto su tutti i prodotti, e sopra una certa cifra poi arrivano sempre un sacco di regali. Può essere di aiuto in questo caso. Pietro. Mauri, ho le ore mossa e molte volte non si capisce quello che dico con parole dove c'è una consonante e poi la R. Mi puoi dare un consiglio per far capire tutto quello che dico? Ha una R bellissima. Anche secondo me. Logopedista. Secondo me questa risposta era uguale anche col bad code. E poi aggiungo una cosa, dato che è uscito il good. La R moscia, la zeppola, questi difetti di pronuncia sono anche caratteristiche che contraddistinguono il singolo individuo. Devono essere corrette solo nel momento in cui vi fanno sentire a disagio. Saggio. Nel tuo caso, Pietro, se ti senti a disagio, correggilo. Assolutamente sì. Ma devi andare da un logopedista, anch'io, e fare un percorso, insomma, per imparare a dire la R. Secondo te è un caso che la parola logopedista non abbia neanche una R? Secondo me sì, però c'ha la S, è un problema per chi ha la zeppola. Però anche lui si chiama Pietro. Poverino. Raffaele dice: ciao Maurizio, un problema che perseguita non me, ma diciamo mia madre, è che io non dovrei inviare questo audio perché tu potresti essere una persona non affidabile e che potrebbe mal usufruire del mio numero di telefono o di questo audio. Come devo fare? È bellissimo. È mindfuck questa cosa. Raffaele, tua madre ha ragione, io sono un pezzo di c***o. È normale amministrazione. Ma soprattutto, desentarallo, perché su Telegram tu puoi impostare che si veda o non si veda il tuo numero di telefono. Infatti la prima cosa che ho fatto è stata aprire il tuo profilo e il tuo numero di telefono non c'è. Quindi, che c***o di problemi ti fai? C'ha ragione tua madre. Come dire, stai fermo che almeno non fai danni. In questo caso il bad code te lo sei meritato. Sì. Simone ci dice: bomba Mauri, vorrei avere un consiglio su come superare lo stress e l'ansia che mi impediscono di fare molto spesso cose che in situazioni di relax riuscirei a fare senza problemi. Caro Simone, quando hai ansia per qualcosa, 99% delle volte questa cosa non succede. Quindi stai tranquillo. Pensa a quel 99%, pensa alle probabilità e rilassati.
L'ultimo è Fedebat. Ciao Mauri, un saluto a tutta la community. L'unico mio vero problema è saper gestire il tempo. Tra le varie cose, tra la scuola, gli allenamenti, lo sport, cazzeggio tipo videogiochi, anime e cose così, non riesco a trovare uno spazio per tutto. Tu cosa faresti? Mi sono fatto male? E si conclude bene. Fede. Non rompere il cazzo. Fede, non riesci a incastrare mille cose che fai nel tempo. Il tempo è fatto di 24 ore. Forse non sei capace. Io riesco a fare le stesse cose che fai tu. Mi alleno, lavoro, vado in palestra. Mi alleno in palestra. A Roma, a Milano, a Parigi, poi vado a Padova. Ehi, che giramondo. Io mi muovo in tutta Italia, sono ovunque e riesco a fare queste cose. Guardami, ammirami. E dici, come fa lui? Non perde tempo. Ottimizzo. Devo guidare 6 ore? Dormo. Giusto. Durante il viaggio. Sei in treno? Leggi in treno. Sei in aereo? Guarda un film. Questa risposta è delirante. Sei a letto? Cena. Chi mangia a tavola e fischia a letto è un matto perfetto, c'è la mia zia. Ragazzi, il format si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto. Vi chiederò ancora tanti altri audio. Non mandatemeli quando vi pare a voi. Io manderò un audio sul gruppo, sul canale, perdonatemi, dove li chiederò. In quel momento voi mi manderete i vostri audio. Va bene? Bene. Grazie a tutti, ragazzi. Non ti fa piacere sentire una volta tanto le loro voci, che non le abbiamo mai sentite? Oh no. Sì. Ehi. Ciao Mauri. Mauri. Bomba Mauri. Ciao Mauri. Ciao Mauri. Bomba Mauri. Ciao Mauri. Bomba Mauri. Ciao Mauri. Ciao Mauri. Mauri. Ciao Maurizio. Bomba Mauri. Ciao Mauri. Ciao Mauri.